Allora, buongiorno, grazie a tutti voi per essere qui, grazie soprattutto a Pupi Avati e grazie a San Paolo che ci ha invitato in questo bellissimo posto a fare il sogno della mia vita. Io non ho mai incontrato Pupi Avati, è la prima volta che ci parliamo, no? No, scherzo, ci conosciamo da parecchi anni, abbiamo già avuto varie occasioni di incrocio nella nostra vita. Una in particolare che resterà impressa è quella di ieri sera, perché insomma non so chi di voi ci fosse all'inaugurazione a Venaria, insomma era bellissimo il posto, ma soprattutto è stato straordinario l'intervento che Pupi e i suoi attori hanno fatto, appunto raccontandoci tante storie. Se c'è una caratteristica proprio tipica di Pupi Avati è quella di essere un raccontatore straordinario, sia con le immagini, e questo lo sapete perché ha fatto più di 50 film, e credo che se siete qui vuol dire che qualcuno di questi film l'avete visto, sia perché scrive anche in maniera straordinaria, non solo i suoi film ma anche i libri che ha fatto, che si alternano tra ricordi personali, novelle gotiche, perché come sapete Pupi fa anche dei bellissimi film dell'orrore, thriller, uno lo sta girando proprio in questi giorni e sarà pronto l'anno prossimo, e sia soprattutto live, perché dopo Mick Jagger credo sia la persona che tiene meglio il palco che io conosca, insomma, e ne ha quasi la stessa agilità anche. Allora Pupi, io veramente non saprei da che parte incominciare, però credo che un inizio, almeno tra i vari inizi di conversazione che abbiamo più volte avuto, un inizio che io trovo fondamentale è i suoi primi film a Bologna e il suo incontro a Roma con Federico Fellini, quello On the Road. Forse possiamo incominciare con quello, no? Per dare un po' il segno di come si inizia una carriera così importante come la tua, cioè quali sono stati i primi passi. Può essere anche un messaggio di speranza per tutti quelli che vogliono fare a loro volta una carriera. Sì, grazie per questa generosa presentazione, ma da parte tua non mi aspettavo altro, considerato l'affetto che mi hai sempre dimostrato, ma in particolare ieri sera, dedicandomi questa serata di fronte a questo numero sterminato di persone in quel contesto così eccezionale che è la Venaria. Ho cercato di raccontarlo a mia moglie, ma siamo in un momento di laconicità totale in cui quando io le parlo lei risponde con dei grugniti. Cioè, ho detto una serata meravigliosa. Oh. Tu non sai quello che hanno detto di me. Tu soddisfazione. Una cena fantastica. Perché non sei venuta? È andato un po' così. No, se vuoi che cominciamo con Fellini, cominciamo con chi vuoi. Fellini è stato naturalmente, ma non solo per me, per un'infinità di miei colleghi coetanei, alcuni dei quali autorevolissimi, che io ho sfiorato soprattutto negli Stati Uniti, i quali mi hanno confidato di essere arrivati alla decisione di ricorrere a questo strumento recalcitrante e tuttavia magico che è il cinema, grazie a un film. Cioè tutti loro, tutti noi, siamo arrivati a decidere di fare il cinema perché abbiamo visto Otto e Mezzo. Otto e Mezzo è un film che ha cambiato la vita a un'infinità di persone. Otto e Mezzo è un film che ci ha fatto capire che il cinema era qualcosa di molto di più, di assolutamente diverso, di infinitamente più personale, di straordinariamente più intimo di quanto non avessimo creduto, avendo visto centinaia e centinaia di film, perché allora si andava al cinema tantissimo. E tuttavia Otto e Mezzo ha cambiato il nostro destino. Al punto, io facevo il venditore di pesce surgelato, quindi
ero distante anni luce dall'idea di fare il cinema. Avevo avuto un passato di aspirante musicista fallimentare, con una conclusione dolorosa e tragica in cui mi ero reso conto che il mio talento non era all'altezza per diventare un musicista significativo. Ed entro in questo piccolo cinema dove proiettano questo film, tutt'altro che piccolo, che è 8:30, e scopro cos'è il cinema. E siamo alla vigilia degli anni 60, 68, che è stato un anno, siete molto giovani in generale, vi vedo, quindi probabilmente non tutti sapranno che il 68 è stato un anno molto, molto speciale nella storia dell'Occidente, in cui praticamente tutto quello che dicevi, che pensavi, che immaginavi, ti era lecito, era permesso, non c'era nessuno che diceva oh svegliati, che stai lì, no, potevi dire qualunque cosa. E io entrai in questo cinemetto, dopo lavoro ferroviario, proiettavano questo film in bianco e nero con Marcello Mastroianni. E mi rendo conto, dopo un po', che era un film che parlava di cinema, che raccontava cos'era il cinema, che raccontava cos'era un regista cinematografico. E rimango sedotto da questa cosa. E rimango a vedere il film più e più volte, fino a quando non chiudono. Per poi correre al bar Margherita, dove c'erano i miei amici, e dire loro, guardate che dovete andare a vedere questo film, dovete andare a vedere questo film, perché noi non abbiamo capito niente, il cinema è una cosa completamente diversa. Ma mi rivolgevo a chi, Steve? Mi rivolgevo a un fruttivendolo, a uno che montava le antenne, a uno che faceva il custode dei musei civici di Bologna, a uno che faceva il commercialista, a uno che faceva gli amministratori dei condomini e io che vendevo i pesci sul gelato. Quindi il livello culturale era veramente prossimo allo zero. E tuttavia li ho convinti. È una sera magica. Una sera benedetta, una sera santa. Francesco mi ha detto, l'abbiamo visto. Cosa? Il film. Siete andati a vedere 8:30? Sì, tutti, tutti. Ma dai, sì. E qui inizia un dialogo sessantottino che vi fa capire come si ragionava allora. Io dico, ci proviamo. E Francesco dice, a fare, anche noi. A fare cosa, dice Luciano? Un film. Un film noi? Sì. Se l'ha fatto quello lì, perché non lo possiamo fare anche noi? Scusa Francesco, ma tu cosa sai fare? Non lo so, mia madre dice che sono bravo a mettere a posto i mobili. Scenografo. Luigi, e tu? Ah, io non so, con i vestiti, pantaloni corti, un po' costumista. Marcello, ma te non suona la fisarmonica? Sì, musicista. Cioè io ero Gesù, c'erano gli apostoli. Stavo facendo la squadra per andare a fare la battaglia della vita. Uno solo non aveva detto niente. Bellissimo, magro, alto, amministratore di condomini, si chiamava, non c'è più, Alberto Bartolani. Dico, Alberto, ma tu non vuoi fare il film? Sì? E cosa vuoi fare? Aiuto. Cosa? Aiuto. Aiuto che? Aiuto regista. Vuoi fare l'aiuto regista, Alberto? Sì. Io non ero ancora regista, avevo già un aiuto regista. Vi rendete conto? Siamo andati tutti in piazza Minghetti, dove c'era l'ufficio delle poste e c'erano gli elenchi del telefono di tutte le città d'Italia. Reggio Calabria, Trieste, Monza, Torino,
Roma, alto così, sfoglia Roma, cerco, guarda, cerchiamo gli indirizzi, Blasetti, Alessandro Blasetti, via Caroncini 42, c'erano indirizzi, c'è il numero di telefono, c'era tutto, prendiamo nota, 50-60 nomi, e scriviamo a tutti delle lettere meravigliose, piene di complimenti, dicendo che volevamo fare un nostro film. Non ci ha risposto nessuno. Nessuno. Fino a quando, una mattina, scendendo, vedo dalla buca delle lettere emergere una busta. La prendo e c'era il mittente più autorevole a livello culturale, più prestigioso che si potesse immaginare in quel tempo, Ennio Flaiano, primo premio Strega del dopoguerra, autore delle sceneggiature più belle dei film di Fellini. Ci aveva risposto Ennio Flaiano. Oh, cacchio, la lettera di Ennio Flaiano la porto così come il tabernacolo, come l'ostensorio, al Bar Margherita, Ennio Flaiano, senza aprirla, c'ho l'età di Ennio Flaiano, guarda, annusa, l'odore di Ennio Flaiano, Ennio Flaiano, Ennio Flaiano, ci siamo tutti? Alle 8:12 minuti c'eravamo tutti, apriamo, l'apro, tiro fuori la lettera. Non scrivetemi più. Questa è stata l'accoglienza del cinema romano, cioè come siamo stati accolti dal cinema romano. Poi è evidente che io ho scoperto una cosa, caro Steve, che più i sogni sono improbabili, più sono grandi, più si avverano. Cioè, io andando nelle scuole di recitazione, facendo lezione, così vedendo, mi rendo conto che le persone che in qualche modo probabilmente ce la faranno sono le persone più legate all'irrazionale, all'improbabile. Cioè, se io porto dei monologhi o dei dialoghi e provano a recitarli, li fanno. E in certi casi, per esempio, succede che non sono bravissimi, in molti casi, e magari dico loro che possono anche cercare altrove magari lo strumento attraverso il quale dirsi. E la cosa che mi fa capire che questo non ce la farà è quando mi parlano di un piano B. Non abbiate mai un piano B nella vostra vita, perché se avete un piano B, fate il piano B, e il piano A non lo realizzerete mai. Quindi questa assurdità di pensare che un gruppo di persone così culturalmente inadeguate, così emarginate, così improbabili, potessero immaginare di poter fare un loro film. Ha dell'inverosimile o no? E tuttavia, cosa succede? Succede che a forza di insistere, senza mai desistere, immaginandosi che quel sogno più trova difficoltà, più si radica dentro di te, più diventa. Succede una volta che proprio quello che si era candidato come un aiuto regista mi dice, me l'aveva già detto più volte, abbiamo trovato il nano. Voi sapete che adesso praticamente le deformità, grazie a dei sistemi di indagine, sono rarissime, che nascono dei bambini con dei problemi, perché prima della nascita c'è modo di verificare com'è la situazione, ma allora non era così.
e se tu cercavi dei nani, e noi in questo film che avremmo dovuto fare, che volevamo fare, che aveva per titolo Balsamo sull'uomo di Satana, c'era un nano. Questo nano aveva una posa. Sapete cos'è una posa? Una posa in un film è un giorno di lavoro. Cioè, vuol dire praticamente una battuta, probabilmente una presenza di un attimo. Niente, in un film in genere durano 40 giorni, 40 pose. Su 40 pose una posa è niente. Ecco, questo nano aveva una posa e questo Alberto Bartolani aveva trovato questo nano, ma di nani a Bologna c'erano delle infinità. Diceva, mandami 15 nani, no, biondi, rossi, gialli, bianchi, verdi. Me ne portavano delle quintalatine. Avevo trovato questo nano. Andiamo a trovare sto nano, per favore, ti vuol conoscere. Io per tenere in piedi il gruppo dovevo praticamente accontentarli. Andiamo a trovare sto nano. Sto nano abitava in via Montegrappa, 54. E quando ci troviamo di fronte alla pulsantiera, io vedo che lui preme il pulsante e il nome del nano è Ariano Nanetti. Quindi un nano che si chiama Ariano Nanetti già ti fa capire che probabilmente entri in una quarta dimensione. Sali sull'ascensore, si apre la porta dell'ascensore, non vedi niente davanti a te, abbassi lo sguardo e c'è il nano, piccolo come i nani, un nano. E dietro di sé ha un gatto enorme, un soriano, che si chiama Armà. Armà, salute signori. Armà con la coda. Armà, fai la giravolta. Armà fa la giravolta. Nessuno ha domato i gatti, nessuno. Solo Ariano Nanetti. Comandava, Armà, facci strada. Armà, Armà ci precede lungo il corridoio. Io guardo il mio autoregista e dico, siamo entrati veramente, sembrava scherzi a parte, ma non c'era scherzi a parte allora. E c'è un dialogo che vi risparmio. Si conclude l'incontro e io non vedevo l'ora di poter rimanere solo con il mio autoregista per menarlo, perché mi aveva portato veramente una cosa totalmente inverosibile. E il nano sulla porta nel salutarci mi dice, attenti perché questo vi farà capire chi farà il cinema e chi non lo farà. Ognuno di noi, di voi, faccia una riflessione su questa battuta. Il nano mi dice, comunque dottore, se dovesse aver bisogno di un miliardo, siamo nel 1966, me lo dica. Armà, saluta. Armà fa due giravolte e chiude la porta. Io inseguo Alberto Bartolani per massacrarlo, perché mi ha portato in una cosa, in una situazione di totale follia, di totale inverosimiglianza. Allora, fate una riflessione. Se vi fosse capitata una cosa così improbabile, perché siamo nell'improbabile, siamo nell'assurdo, siamo nell'inverosimile. Cosa avreste fatto? L'avreste raccontato a vostra moglie, a vostra figlia, a vostra sorella, a vostra zia, ai compagni, a scuola, una volta, due volte, tre volte, e poi basta, finito. C'è un matto via Montegrappa che c'ha un gatto che si chiama Ariano Nanetti, vabbè, finito. Ecco, tutte queste persone che hanno raccontato questa cosa e che con questa cosa hanno chiuso, sono quelle che non faranno il cinema. Tutti voi non farete il cinema. Quelli che faranno il cinema, invece, si comportano in un modo diverso nei riguardi dell'improbabile. Decidono di crederci. Decidono che l'improbabile ha delle probabilità di essere probabile. Che quello, ma comunque dottore, se avessi bisogno di un miliardo, mi telefoni. Ti è rimasto dentro. E una mattina,
quando il gruppo si sta sfaldando, quando non hai nessuna possibilità di fare il film. Dici a tua moglie, oh, io lo chiamo, e fai sto numero, trac. Pronto? Pronto? Sono Pupi Avati. Ah! Ho fatto un sogno. Anch'io ne faccio tanti. Sì, ma io ho sognato lei. Grazie. Lei non era il nano sul tetto, perché il nano doveva stare su un tetto e dire una battuta, che dice una battuta, ma lei è, nel mio sogno, è il protagonista assoluto del mio film. Io? Lei. 36 costumi, 42 pose. Io? Lei. Solo? Che lei capisce bene che non possiamo andare a Roma a proporre un film con un protagonista Ariano Nannetti. Dobbiamo trovare i soldi qua. I nani hanno una cassa toracica enorme. Io sentivo... Ha capito Nannetti? Sì. Dobbiamo trovare i soldi qua. Mi dia 48 ore. E sento uno svolazzo del gatto dietro. Gioioso. 48 ore. Giuro. Giuro che è vero. L'inverosimile è vero. 48 ore dopo eravamo al Bar Margherita. Notte, inverno, Bologna, nebbia. Tutti attorno al biliardo. E arriva questo nano seguito da un albino. Sapete cos'è un albino? Un albino è quello con i capelli bianchi e con le ciglia bianche, vestito di shantung. Sapete cos'è shantung? Un tessuto degli astronauti, quelli che vengono gli UFO. Questo albino parlava a una velocità che non si capiva un cazzo. Perché vi presento, ragazzi, il famoso Mr. X. Ma quando mai vi ha presentato qualcuno dicendo ti presento Mr. X? Conoscete qualcuno che ha una carta d'identità con scritto Mr. X? La patente? Faccio vedere la patente. Ah, Mr. X, bene. Mr. X vuole da voi un... Come? Vuole da voi un... Lavoro. Capolavoro. L'unica parola che capivi era capolavoro. Capolavoro, capolavoro. Capolavoro, capolavoro. Noi pensavamo che ci avrebbero arrestati, perché stava per accadere qualche cosa di assolutamente, totalmente naturale. E invece questo Mr. X cosa fa? Tira fuori dalla giacca un libretto di assegni e incomincia a compilare degli assegni. Uno, track. Due, track. Tre, 16 assegni. Non capivamo. Allora mi raccomando, ragazzi, vogliamo un grandissimo capolavoro. E se ne vanno e ci lasciano con 16 assegni. Cavina, che era l'unico che aveva fatto il bancario per un mese. Gianni Cavina si protende e ne prende uno. Oh, ma è buono. Erano 16 assegni da 10 milioni cada uno. Erano 160 milioni. Siamo nel 1967. Bellocchio aveva fatto quel capolavoro che era i pugni in tasca con 38 milioni. Noi ne avevamo 160. Vi rendete conto? 160 milioni. Una cosa pazzi. Tutta la notte aspettare, immaginare che dov'era lo scherzo, cosa c'era sotto. La mattina tutti in fila di fronte al, come si chiama questa banca? San Paolo.
al San Paolo, una rufiana. Tutti di fronte a San Paolo, come per una rapina, e Cavina entra con uno degli assegni e lo versa. 10 milioni, erano 160 milioni. Potevamo far venire da Roma il meglio di operatori, tecnici, maestranze, mezzi, qualunque cosa, costumi, il meglio che si potesse avere. Nessuno era nella condizione mia di poter disporre. Ma io avevo fatto soltanto per un attimo, per due settimane, l'assistente in un film, avevo visto girare e sapevo cosa doveva dire un regista, cosa deve dire quando dice, fa una ripresa, la cosa che dice il regista qual è? No? Motore. Motore, non dirlo a te. Allora, il regista dice motore. Il fonico dice partito, l'assistente operatore dice ciak, il ciakista dice 45 uno prima, ciak, e il regista dice azione. Allora, motore partito, ciak, 45 prima, azione. Io ripetevo, l'unica cosa che sapevo era quella lì, basta, come mi vesto e questa cosa qua, basta. E finalmente arrivano i romani, i mortacci, due, mi piaceva tantissimo sentire questo, con i camion, con le cose, con i proiettori, con cose. Arriva e finalmente arriva il primo giorno del primo set, il primo ciak, la prima inquadratura. Incomincia il film, arrivano da Bologna, in campagna era, arrivano da Bologna tutti gli amici, tutti i parenti, mia madre, le mie zie, mia moglie, i bambini, tutti quelli dei Findus, tutti, una marea di gente a guardarmi, il debutto di questo capolavoro che stava per partire, che avrebbe cambiato la storia del cinema mondiale. E io dentro, motore partito, già 45, motore partito, già 45, pronti in silenzio, degli Colli, l'operatore che era venuto. Pronti, silenzio, 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 un gran silenzio. E Franco De Nicoli mi fa questo gesto. E io avanzo. E urlo. Ciak! I romani si guardano. Avevo capito. Io capisco di aver fatto la più grande cazzata che si potesse fare. Le ginocchia incominciano a cedermi. Sono lì, tutti mi guardano. C'è un imbarazzo generale. Franco De Nicoli e Roberto Brega, l'operatore, mi si avvicinano e mi sorreggono mentre sto cadendo. E Franco mi dice, non ti preoccupare, il film te lo famo noi. E questo è l'esordio, Balsamus, l'uomo di Satana, è il titolo del film. Se guardate, lo guardate, effettivamente produzione Mister X c'è scritto, quindi mentre i film precedenti di cui aveva fatto l'aiuto regista è un film che si chiama Satanic, tratto dal famoso fumetto nero che qualcuno forse si ricorda, nel quale Pupi Avati fa anche una piccola parte, vero? Fai quello dell'obitorio. Medico legale. Dell'obitorio, insomma, per dirla tutta. E quindi questo è l'inizio di una carriera, insomma, mi piace sempre, intanto, come vi ho detto, mi piace da morire come lo racconta, perché poche persone sanno raccontare in questa maniera, ti fanno vedere quello che sta succedendo. Questo credo sia fondamentale. Poi per fare anche bene i film, no? Se uno li sa, se uno ha ben in mente le storie che vuole raccontare, poi le riesce anche a raccontare come sa fare Pupi. Insomma, i suoi film sono sempre delle storie in cui i personaggi
entrano, cambiano, si modificano, eccetera, ma tutto è sempre coerente, si vede che c'è una partecipazione, che ciascuno di questi personaggi è amato. E forse, visto che il problema con Pupi è che bisogna accenderlo, farlo parlare e poi dargli una botta in testa per finire, non abbiamo più tanto tempo, però parliamo di personaggi. Allora, io credo di sapere qual è la risposta, però forse di tutta la tua carriera il personaggio che hai amato di più, non l'attore, proprio il personaggio che in qualche maniera ti lascia il ricordo più grande, oppure che ti ha più coinvolto quando lo scrivevi, quando lo descrivevi all'attore che doveva poi interpretarlo. Qual è il personaggio, l'unico che prenderesti con te nel diluvio universale per portarti sull'arca? Beh, è una domanda che mi mette in grandissimo imbarazzo. A meno quello. Perché? Perché accade che la gran parte delle persone che hanno condiviso con me quella stagione non ci sono più. No, ma e il allora, personaggio, non l'interprete, proprio il personaggio del film a cui sei più affezionato, non l'interprete che l'ha fatto. Non lo so, tu lo sai? Ma io avevo una sensazione che Silvio Orlando nel papà di Giovanna potesse essere il personaggio, con quella tenerezza speranzosa e sofferente al tempo stesso. Sì, no, certamente sì, ma io ho cercato di raccontare anche ultimamente, nel film che sto girando adesso, il disagio mentale, perché il disagio mentale che io conosco molto bene, frequentandolo, apprezzandolo in certi casi. Io ho un sacco di persone che se guardate il mio telefono, nei numeri di telefono della rubrica sono tantissime le persone che hanno dei problemi, di disturbi, non pericolosi. Una sola ha ammazzato la madre, ma una sola, e quella dopo non ha più lavorato con me, evidentemente. Ma per il resto tutte persone un po' strane, con una capacità di vedere la vita molto molto ampia, molto arricchente. Ecco, allora anche adesso sto raccontando una storia di un ragazzo che ha delle visioni, un suo immaginario, e mi piacciono molto. E quindi questo papà di Giovanna, al quale lo deve Steve, è un personaggio evidente nel quale mi sono totalmente riconosciuto, avendo una storia con una figlia con dei problemi mentali e cercando, per potersi avvicinare alla figlia, per poter comunicare con lei, di scendere a sua volta nel baratro della follia. E quindi è un film sicuramente che mi commuove, che mi ha emozionato e che ha anche permesso a Silvio Orlando di vincere la Coppa Volpi a Venezia, quindi insomma è stato un film anche di grandi soddisfazioni. Tuttavia, in generale, i personaggi dei film che racconto hanno molto a che fare con me, hanno molto di autobiografico. Adesso questo ragazzo, che il protagonista si chiama Filippo Stucchi, è un giovane che ha interpretato quel bellissimo film di Sorrentino che si chiama È stata la mano di Dio. L'avete visto qualcuno? Ecco questo ragazzo è il protagonista del mio film. E nella sua fragilità, nella sua timidezza, nel suo senso di inadeguatezza, malgrado abbia vinto tra l'altro a Venezia anche un premio come miglior giovane attore, un giovane professore, quindi, invece al contrario mi è piaciuto subito, proprio perché ho capito che, come tutte le persone
che mi piacciono, ha paura di non saper fare le cose, si sente non all'altezza, eh? Ed è l'atteggiamento più bello, che fa sì anche che tu avverta di avere un ruolo, di doverlo rassicurare, di doverlo introdurre, di doverlo... Il primo giorno era terrorizzato, il secondo giorno e aveva fatto quel po' di film lì, quindi non è che venisse dal niente. Ecco, questo mio rapporto con gli attori, con i giovani attori soprattutto, rappresenta l'aspetto più gratificante della mia vicenda professionale, oltre a quello della telefonata, perché anche la telefonata è un momento bellissimo. Per telefonata cosa intendo? Intendo immaginarsi un attore che tutti hanno dimenticato, che non esiste più da nessuna parte nella considerazione delle distribuzioni, delle produzioni, che è uscito proprio, che magari un tempo ha avuto una sua grande notorietà e poi improvvisamente è scappato, è sparito. Allora tu fai questo numero, pronto? Qui parlo con Lisbona, qui la signora Fenech, qui sono Pupi Avati. Chi? Pupi Avati. Chi è? Sono un regista italiano. Chi? Pupi Avati. Non è un nome. E mi chiamo così. Che c'è? Volevo proporre un film. Chi? Pupi Avati. Chi è? Un regista italiano. Non è. Signora, lei è la signora Edwige Fenech? Sì. Volevo proporre un film drammatico, serio. A me? A lei? Vuole fare un film serio con me? Chi? Pupi Avati! È andata avanti, poi improvvisamente ha capito e ha cominciato a piangere e anche lì c'era un gatto. Anche lì, so, lei, non lo so, anche lei ha detto, a un certo punto ha detto che anche il gatto piangeva dalla gioia. E, ecco, quelle telefonate là, quelle telefonate di... Pronto? Sì? Mi scusi, sono Pupi Avati, cercavo il signor Diego Battantuono. Perché lo cerca qua? Lo cerco lì perché ho questo numero. C'è il signor Diego Battantuono? Ma perché mi cerca qua? E lei, signor Diego Battantuono? Sì, sono io, ma perché mi cerca? La cerco lì perché ho questo numero, perché lei mi sta rispondendo lì. Cosa c'è? Volevo proporle un film. A me? A lei? Dopo un attimo ce l'ho davanti. Diego Battantuono era la riserva per un film che si chiamò Regalo di Natale, di un attore che all'improvviso, comico, che anche lui doveva fare il passaggio dal comico al drammatico, che si chiamava, sputtanatissimo, che si chiama Lino Banfi, che all'improvviso, il giorno prima, due giorni prima delle riprese, ci diede forfè per andare a fare il commissario Logatto con Risi. Noi già eravamo rimasti un po' preoccupati perché l'avevamo invitato a colazione da Martino il pescatore e lui aveva ordinato un plateau di ostriche. E così,
e mangiava tutte queste robe mentre raccontavamo il regalo di Natale. Bello, mi piace, porto un altro blatù, mi piace. Io e mio fratello ci guardavamo, dicevamo, cazzo, ma quanto costa questo film? Platù di ostiche così. Allora, no, non dico che siamo stati contenti, ma quando ci ha telefonato e ci ha detto vado a fare il film con Dino Risi, insomma, abbiamo detto ci ha salvati, solo che non sapevamo chi prendere, sputtanato come lui. E c'era, sfogliando questi annuari, riappare questo Diego Battantuono che era completamente sparito, perché aveva fatto tanti successi, ma poi aveva fatto anche un paio di grandi insuccessi. Attila, è stato un disastro. E aveva aperto un night a Riccione che si chiamava Lady Godiva, sotto il Grand Hotel. Quindi era completamente fuori dal cinema. Ma perché ci è venuto in mente? Perché mio fratello aveva questo numero di telefono. Io faccio questo numero di telefono. E lui era venuto a Roma per prendere di nascosto, recuperare dei vestiti che aveva lasciato a casa di una ragazza con la quale era stato. Quindi era entrato in questa casa furtivamente, aveva preso la valigia, stava lasciando la casa con la valigia, sente suonare il telefono e risponde. Quindi una coincidenza, lo dice sempre Diego, una coincidenza pazzesca. Quella che lui abbia risposto al telefono. Se non avesse risposto al telefono avremmo cercato un altro. Ecco, queste coincidenze, queste combinazioni, questo poter fare una telefonata a un attore che è completamente dimenticato, danno una sensazione che quello che stai facendo ha un senso, che quello che sta facendo si riverbera sulla vita degli altri. Aiuta gli altri a rimettere in piedi un loro sogno, un loro progetto. E quindi diventa molto importante. Se penso che mi è capitato per più di 50 volte di fare queste telefonate, è bellissimo il mestiere che faccio, per queste ragioni. Poi per altre ragioni è orrendo, ma per queste ragioni è bellissimo. Vi avevo detto che Pupi è un narratore straordinario, adesso tra poco dovrà prendere un treno perché oltre ad essere un narratore appunto è un regista che sta girando un film e quindi dovrà andare sul set di questo film. Due minuti per dirci, hai già detto qualcosa insomma, però è questo nuovo film è il tuo ritorno al cinema gotico e credo che tutti voi o avete visto Spaventandovi da morire o avete sentito parlare di La casa delle finestre che ridono, insomma uno dei thriller italiani più belli mai girati. Ecco, torniamo un po' in questa atmosfera gotico-padana. Vuoi raccontare un po', due minuti soltanto, quando sarà pronto il film, visto che tra l'America e l'Italia? Sì, il film sarà pronto primavera, in realtà il film è ambientato per la prima parte negli Stati Uniti e da dove io ho una piccola casa nel Midwest americano, nell'Iowa, dove nacque nel 1903 uno dei più grandi jazzisti della storia del jazz che si chiamava Leon Big Spider Beck. Ed è la storia di un ragazzino che nel primissimo dopoguerra, questo è proprio l'incipit del film, nel 1946, primo dopoguerra, Bologna bombardata, dopo tanti anni va dal barbiere a farsi tagliare, la madre lo manda a tagliarsi i capelli, lui è questo Filippo Stucchi. E mentre dal barbiere stanno tagliando i capelli, si apre la porta del barbiere e appare una nurse americana
la ragazza più bella che lui abbia mai potuto immaginare nella sua vita, che chiede in italiano stentato come si fa ad andare a Ferrara. E fuori c'è una camionetta con dei militari che aspettano. E lui è l'unico che capisce l'inglese e che le risponde. E in questo incrocio di sguardi dentro lo specchio del barbiere, di lei e di lui, lui si innamora di lei per sempre, definitivamente, e decide che lei è la donna della sua vita. E lei sparisce, va. E dopo un anno, ecco perché fare il narratore è un mestiere magnifico, perché ti permette di far diventare possibile l'improbabile più totale. Succede che un anno dopo, per una ragione tutt'altro che adesso non sto a spiegarvi, gli capita di andare a vivere, lui vuol fare il narratore, lo scrittore, negli Stati Uniti. E gli capita di andare a vivere nel Midwest, in una casa che gli presta questa signora americana. E questa casa di questa signora americana è a parete con la casa dove abitava questa ragazza, che non c'è più, ci abita la madre che l'ha persa per sempre. E quindi da questo momento, questa coincidenza uno su un miliardo, fa sì che lui cerchi per tutti i film questa ragazza. E naturalmente il film prenderà un andamento sempre più tenebroso, sempre più spaventoso, sempre più terribile, e il destino di questa ragazza sarà un destino, insomma. È un racconto così, è un racconto che racconta l'improbabile facendolo diventare possibile. D'altra parte tu hai citato un film che è la quintessenza dell'improbabile, che è La casa e le finestre che ridono, che è un film che rende verosimile alla fine, riesce misteriosamente a rendere verosimile un finale in cui un prete si apre una tonaca e mostra una tetta. È una donna che raccontata sembra una cosa comica, e invece se la vedi nel film fa tantissima paura, fa tantissima paura. Ecco, quindi la bellezza di questo gioco che è il raccontare, è raccontare molto spesso l'improbabile. E più riesci a essere convincente raccontando l'improbabile, più ti senti rassicurato nel tuo rapporto con questo strumento, con questo mezzo. Grazie Pupi Avati. Siamo partiti dall'improbabile, abbiamo terminato con l'improbabile. La generosità con cui si è concesso in questi giorni a noi, ai giornalisti, eccetera, è stata notevole, proprio segno, oltre che di amicizia, anche di una grande persona. Grazie Pupi, veramente, grazie davvero. E grazie Intesa San Paolo per l'ospitalità.